sono uno studente del Bertolucci Musicale. Sono nato in Moldavia con i miei genitori entrambi moldavi e sono venuto qua in Italia verso i 10-11 anni. Cioè, ho iniziato la quarta elementare qua. Studio il pianoforte da quando avevo 6 anni, però diciamo che l'ho iniziato come un. C'era più che altro un passatempo e non uno studio vero e proprio. E ho continuato a studiarlo e quando sono venuto qua al musicale, diciamo che è scattato qualcosa e la mia passione per il pianoforte è cresciuta veramente esponenzialmente. Nella mia vita, diciamo che la musica praticamente tutto, cioè non so, nel senso che io. Quando sono frustrato, arrabbiato, non ho niente da fare, cioè io con la musica mi passano tutte queste cattive emozioni. Io sono anche abbastanza contento di essere un ragazzo di seconda generazione, voglio dire, conosco il mio paese, la mia lingua, la mia cultura. Quando vado lì non è che ci vado perché i miei mi dicono andiamo perché ci sono i loro, ma ci vado perché ci sono cresciuto. Io non sono ancora un cittadino italiano. Io che con i miei studi voglio cercare di restare qua in Italia, cioè non è che penso di studiare e fare i miei studi di pianoforte in Italia e poi tornare in Moldavia e lavorare o insomma vivere là. Io sono con l'idea di rimanere qua e quindi secondo me avere una cittadinanza mi servirebbe anche. Mi chiamo Martina, ho 16 anni, a breve, vengo da Langhirano e sono in terza, faccio la terza. Sono nata a Parma, mio papà è italiano e mia mamma è nigeriana. Non ho rapporti con il paese di origine di mia mamma perché non ci sono mai stata, però mi piacerebbe andarci, magari quando sono più grande perché, cioè, sono un po' curiosa, diciamo. Sì, sono cittadina italiana. Per me essere una ragazza di seconda generazione non significa niente perché non pensavo neanche di essere, cioè pensavo solo di essere mulatta, però abbastanza italiana, cioè quasi del tutto italiana. Io mi chiamo Lorenzo Agro, ho 19 anni e abito a Parma, frequento la classe quarta del liceo musicale. Io sono nato a Parma, mentre i miei genitori sono originari della Costa d'Avorio. Il rapporto che ho col paese dei miei genitori è, diciamo, non so se si può definire un po' debole perché comunque non ci sono stato molte volte, perché essendo nato a Parma, diciamo che per vari motivi sono stato costretto a rimanere qua. Diciamo che manca fin lì andare in Costa d'Avorio per sapere anche le origini dei miei genitori e le radici, perché comunque essendo nato a Parma sarà proprio per questo che mi sento un po' più appartenente all'Italia che alla Costa d'Avorio. Allora, i miei genitori sono cittadini italiani e io sono cittadino italiano. Secondo me, essere, diciamo che è un po' un ponte di mezzo tra una vecchia generazione e una nuova. E di conseguenza per me essere di seconda generazione vuol dire appunto portare queste tradizioni con sé, innovandole, diciamo. Sì, diciamo che mi sento anch'io cittadino italiano. E infatti delle volte vengo preso anche un po' in giro per l'Eremoscia che è un po' di Parma e allora niente, sì, diciamo
mi sento principalmente un cittadino italiano.